Secondo gol stagionale per Gigi Sala, quello realizzato sabato contro il Gallipoli dopo il fortunato colpo di Trieste. Prendo anche l'altro, mi prendo anche l'autogol, quindi sono a tre, perché era stato bello, no, a parte gli scherzi. È sempre importante quando un difensore fa gol, perché è normale che le occasioni che hai sono poche, quindi la soddisfazione è doppia. E poi quando riesci con due gol così che ho fatto a portare a casa 6 punti è ancora più bello. E sapevamo che era una partita così difficile, perché avevamo visto anche a Brescia che loro sono bravi a chiudersi nella loro metà campo e sono pronti a ripartire in contropiede, quindi sapevamo che avremmo trovato pochi spazi per sfondare. Fortunatamente siamo riusciti comunque a fare una buona gara rischiando poco, e poi ecco, il gol sicuramente ha cambiato un po' gli equilibri e ci ha dato una grossa mano, una boccata di ossigeno importante. La fase difensiva dell'Albino Leff è stata quella più messa sotto esame dall'inizio del campionato. Come procede il lavoro? Secondo me le ultime partite erano state molto buone nella fase difensiva. Brescia è stato secondo me un episodio, un secondo tempo totalmente sbagliato, sia l'approccio, sia probabilmente abbiamo pagato qualche giocatore che fisicamente magari era un po' più stanco, quindi è stato un episodio e oggi penso che l'abbiamo dimostrato, insomma, siamo in crescita, e sappiamo che dobbiamo migliorare tanto, perché comunque la Serie B in attacco ha sempre giocatori, le squadre avversarie hanno sempre giocatori importanti che possono sempre risolvere la partita. E quindi dobbiamo essere ancora più bravi a cercare di subire il meno possibile, e poi nelle nostre ripartenze sappiamo che possiamo sempre fargli male.